Sono quasi 4 milioni gli studenti italiani che questa mattina hanno varcato i cancelli del loro istituto per il primo giorno del nuovo anno scolastico. Un ritorno in presenza per salvaguardare il quale il governo ha messo in campo, anche per il 2021-2022, una serie di provvedimenti che vanno dall'uso delle mascherine al distanziamento, fino all'obbligo di Green Pass per tutto il personale scolastico e per tutti coloro che devono entrare negli istituti, a partire dai genitori. E per il controllo della certificazione verde è stata inaugurata questa mattina l'apposita piattaforma software studiata dal Ministero dell'Istruzione, attiva fin dalle 7 e non ha presentato problemi, e attraverso di essa in sole 2 ore è stato possibile fare oltre 900.000 verifiche. Un risultato straordinario, commenta il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che nei giorni scorsi ha comunicato che l'approccio per questo anno scolastico non prevede la messa in DAD di intere regioni. In caso di contagi, il passaggio alla didattica a distanza potrà prevedere una singola classe o al massimo l'istituto interessato. E qualora in una classe tutti gli alunni fossero vaccinati, il ministro non esclude di abolire l'obbligo di mascherina una volta in aula. Dopo le 10 regioni italiane che oggi sono tornate sui banchi di scuola, domani mattina sarà il turno dei 190.000 studenti della Sardegna. Per molti istituti, quella di domani sarà la giornata di accoglienza delle classi prime, mentre gli altri inizieranno mercoledì. Un altro anno sotto l'insegna dell'incertezza per il coordinamento Presidenti Consiglio di Circolo e d'Istituto Sardegna, che in una nota di auguri per la ripartenza scrive: "Per noi esiste una sola certezza, la scuola non si ferma e la presenza non è più derogabile."